Il calcio è un gioco che da sempre diverte milioni di persone. Non essere tra i pochi che lo rovinano. Guardalo nel modo giusto. Buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio non torneranno mai più. Voi avete mai battuto un calcio d'angolo? Ecco, se lo avete fatto, vi sarete accorti che la bandierina del calcio d'angolo sul campo è l'unico punto dal quale la porta non si vede. È lì, lontana, è raggiungibile, di profilo. E per questo però, ancora più seducente. Ecco, i calciatori normali, che per comodità chiameremo i geometri, da lì la buttano nel mezzo. Poi ci sono i Pitagora del gol, gli Euclide del passaggio, i Cartesio del tiro ad effetto, che loro le leggi della geometria le scrivono. E quando la realtà si arrende alla loro immaginazione, loro segnano. Un uomo, di più, un uomo coi baffi, con una maglietta giallorossa, il numero 11 e il 37 di piede, di gol su calcio d'angolo ne ha segnati 10. Quest'uomo è Massimo Palanca. Possiamo vedere le immagini di questo, ecco il primo gol di Palanca, ed è un gol su calcio d'angolo, è uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma, ad opera di Zanini, che ha atterrato Rocca, ed è il rigore di Bartolomei, è il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Ancora un errore di Spinosi ed ecco Palanca che è stato prontissimo a mettere in rete, a punire Conti con questo tiro violentissimo sulla sinistra. Ed ecco ancora Palanca al secondo tempo, aspetta l'uscita di Conti, non fida, è la terza rete. Buonasera Palanca, grazie di essere intervenuto. Buonasera a tutti. Grazie mille. Senta, cosa ricorda di quel pomeriggio, di questa tripletta all'Olimpico? I tre gol, la dinamica me la ricordo benissimo, ma praticamente tutto quello che è avvenuto dopo, che mi ricordo molto più volentieri, perché il nostro allenatore era Carlo Mazzone, romano, sanguigno, e a questa partita ci teneva in modo particolare. Poi i festeggiamenti a Catanzaro, dove praticamente chiamarono quella giornata, dopo che sul tabellone luminoso dell'Olimpico venne fuori del 3-1 con Palanca e Di Bartolomei, chiamate Roma 3-1. Parliamo del gol dal calcio d'angolo. Il primo gol all'Olimpico è sul calcio d'angolo. Ecco, io mi chiedo, è fortuna? È casualità? O viceversa duro allenamento? Insomma, come faceva a segnare dalla bandierina? Noi che cosa facevamo? Quando tiravo il calcio d'angolo io, c'era un giocatore che era Claudio Ranieri, l'attuale allenatore del Chelsea, che praticamente saltellava davanti al portiere avversario. Giusto. Che succedeva? Che il portiere per un attimo non vedeva la palla. Quando gli riappariva era troppo tardi, o gli si infilava sul primo palo o si infilava sul secondo palo, e lui si trovava un po' spiazzato. Ecco, io ho letto anche, insomma, c'è chi dice che anche il vento l'aiutasse. Questo mi ha colpito ancora di più, perché oltre ad essere un gesto così irrazionale, geniale, addirittura si accorda Questo tipo di calcio praticamente l'ho affinato a Catanzaro, dove Catanzaro notoriamente soffia il vento. C'è il vento, perciò io cercavo di sfruttare, ma non soltanto sui calci d'angolo, anche sulle punizioni. Io tiravo delle punizioni addirittura vicino al cerchio del centrocampo. Quando i portieri venivano a Catanzaro, venivano sempre con il timore delle punizioni. Lei ha portato i suoi scarpini? Sì. Possiamo vederli? Come? Le spiace se li adoro come un idolo? Ecco, abbiamo gli scarpini di Massimo Palanca, numero 37, quelli con cui calciava questi fenomenali calci d'angolo. Ecco. Non sono proprio quelle. Non sono proprio quelle. Però possiamo notare che sono effettivamente molto piccoli. Qualcuno avesse dei dubbi, in realtà sono effettivamente piccoli. Ha qualche altro cimelio nella... Sì. Vediamo. Ho una maglia... Questa è la maglia a cui tengo in maniera particolare, un numero 11 naturalmente. Questa è straordinaria. Perché questa è la maglia... Ma è lana fuori, cotone sulla pelle? Non lo so, no, non penso che... Questa è irritante questa proprio, cioè a fine partita sei tutto viola perché sei... Effettivamente sì. Questa qui praticamente è la maglia che ho usato a Reggio Emilia, l'ultima gara di campionato del 1976. Praticamente ha 27 anni. L'anno in cui siete venuti per la prima volta in Serie A. È un oggetto straordinario, anche per fattura, stile, minimalismo, precisione, insomma, è proprio anche proprio. Sì, adesso si vedono le maglie con tutti i marchi, marchietti, questa qua è proprio essenziale.
ed è molto più elegante. È molto più ma a noi non piacciono i marchi è molto più fine, certo. Molto bello. Io vorrei rivedere adesso di nuovo il suo gol sul calcio d'angolo, un attimo, perché poi devo fare una proposta. Vediamo di nuovo il gol sul calcio d'angolo. Allora, abbiamo ricostruito fedelmente la situazione. C'è un calcio d'angolo a favore del Catanzaro. Ranieri sta davanti al portiere per dargli... Chi era il portiere della Roma in quell'occasione? Paolo Conti. Paolo Conti. Palanca che sta sull'ala sinistra. Non hai baffi. Fa niente. Vabbè. Fa niente. Va a battere il calcio d'angolo. La difesa della Roma molto arcigna e schierata. Hai bisogno del vento? Insomma, non è il massimo, però... La schieriamo meglio, scusa. No, va bene, va lasciamola bene. Così, è più facile. Sì, sì. Vuoi il vento? Perché a Roma non ce l'avevi, però ti diamo una mano. Va bene. Allora, va. Tu quando sei pronto a battere... Ti do un consiglio. Per alzarla su buteo è più comodo farla così, capito? Più la colpisce da sotto. Vediamo che succede. Proviamo a fare un po'... Devi provare a fare l'effetto. Io comunque col vento ti aiuto, eh. Aspetta, eh. Vado col vento? Sì, ma se tu soffi qua, la palla okay, va di là. Ah, giusto. Soffio da questa parte. Fallo laterale. Vabbè. Allora, la prossima volta ci alleniamo un po' meglio, perché visto che comunque la carriera da calciatore è finita. Fai un campo un pochino più grande e usiamo i piedi, che è meglio. Ok, allora ci vediamo la prossima volta usando i piedi. Ok. Grazie. Grazie a te. A presto.